accesso a dei servizi di housing sociale di vario genere. Quindi io mi riferisco in particolare all'housing first perché è quello che seguo io, però poi ci sono varie declinazioni di housing sociale sul territorio, tutte per lo più comunque gestite da enti del terzo settore, quindi che un po' sopperiscono alle mancanze del pubblico, insomma, solite questioni. Poi in realtà appunto ci sono anche delle persone che potrebbero prendere una casa in affitto, ma Matteo l'ha spiegato, cioè la nostra situazione, la nostra condizione la spiega bene, l'ha spiegata bene, e purtroppo me la conosciamo tutti. Io stessa tempo fa mi sono ritrovata a dover cercare una casa in affitto, io ci ho messo 6 mesi e non sono riuscita a trovarla. Cioè, da sola con uno stipendio, un contratto stabile, cioè ormai neanche le persone con un contratto stabile e a tempo indeterminato riescono a, se non hanno un garante dietro alle spalle, perché poi ti chiedono il garante, il sangue probabilmente, ci manca solo questo, solo la trasfusione diretta. Quindi veramente il mercato dell'affitto è completamente allo sbando, l'avete detto tutti voi. Quindi anche chi se lo potrebbe permettere si ritrova a vivere in casa albergo, in una stanzetta in condivisione, per pagare il meno possibile, oppure a dover condividere una casa con altre 3-4 persone, quindi veramente difficile l'accesso alla casa. Lo sbocco che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, e ahimè quest'anno penso che non ci sarà, sono state le case di edilizia popolare, nel senso che le domande che hanno fatto le persone sono andate a buon fine, avevano gli anni di residenza, avevano una invalidità per lo più, e alcuni che sono riusciti ad accedere quindi alle case ALER avevano una situazione anche reddituale leggermente buona, no, però insomma superava la soglia, perché purtroppo la maggior parte delle persone che abbiamo, se non hanno un'invalidità, sono sotto la soglia dell'indigenza, quindi sotto i 3.500 euro, e in questo momento purtroppo il bando ne ha messe a bando una sola quindi c'è un appartamento solo per chi è sotto i 3.500. Non so quante domande saranno arrivate delle persone che hanno ISE 3.500, parlo come se persone sapessero perché ormai quante domande sono arrivate? Non lo so, quante domande non lo so, non ne abbiamo presentate, penso solo noi del nostro piccolo gruppettino della Housing First ne abbiamo presentate 9. So che sicuramente se parlassi con lo sportello di Caritas di Porta Aperta sicuramente ci darebbe già un quadro ancora più ampio rispetto a, e loro seguono molte persone che sicuramente sono sotto la soglia di indigenza, quindi di questo ISEE di 35. Quindi ripeto, un alloggio solo è una cosa pazzesca. Ma questo perché ALER decide? Credo a livello regionale, cioè la soglia credo sia decisa a livello regionale, c'è questa soglia. L'indigenza popolare deve andare. Scusa, ma secondo me ti confondi con i SAT, perché per legge dovrebbero essere il 20%, quindi occhio e croce, siamo tra i 18 e 19 appartamenti che quest'anno andranno agli indigenti, su quelli messi a bando. Come ce n'era uno solo. Noi inseriamo la domanda, mettiamo tutti i dati, la persona che ha l'ISE sotto ai 3.500 può scegliere solo uno. Eravamo a 222. Mattina. E ne arriveranno altre, scade il 30, quindi vabbè, qualcun altro ancora arriverà. Eravamo 222. Mi è venuto il flash. Ma quindi non ho capito. ALER ci provo a spiegare. Cioè, la gestione degli appartamenti iscritti è di ALER. È affidato da ALER. Allora, ci sono degli appartamenti che sono comunali, gli appartamenti sono questi qua e la. Allora, gli appartamenti a Como sono metà di ALER e metà del comune. Poi è il comune che decide in base al piano programmatico annuale quanti mettere a disposizione e quando di fare il bando. Quindi il comune
fa il bando sia per Aler che per le sue, e quest'anno ci sono credo una quarantina delle edificatrici che possono anche loro mettere a bando degli immobili. Quindi la procedura è questa, di fatto è il comune che decide di, che siano suoi o non siano suoi i beni. Vabbè, purtroppo la situazione, ripeto, negli ultimi anni invece molte persone sono riuscite a fare questo salto, quindi percorso di dormitorio, percorso virtuoso, diciamo, dormitorio, alloggio di housing first, adesso dico cosa, però sta cacchio di housing first, alloggio di housing first e accesso alla casa, Aler, perché sono riusciti ad avere l'assegnazione, non in graduatoria, quindi vabbè, hanno atteso un po' di tempo. Però si tratta sempre dell'attesa almeno minimo di un anno e minimo. Niente, quindi adesso molti di loro sono in un alloggio popolare, non sarebbero riusciti ad andare in un altro tipo di alloggio. Quindi hanno l'unica scelta, l'unica uscita, l'unica scappatoia. Quindi qual è poi questo problema? È che con Matteo spesso ci siamo ritrovati un po' a confrontarci su questa cosa. Nel senso che molti alloggi, è vero, vengono rubati, tra virgolette, alla platea e vengono destinati ai progetti di housing sociale, è vero, però in effetti dobbiamo diversificare la proposta, secondo me, dell'abitare. Ci sono persone che hanno bisogno di un servizio di questo tipo, l'housing presuppone un accompagnamento educativo, l'housing sociale, poi non in tutti i casi, non in tutte le realtà viene data e non con la medesima intensità, nell'housing first è piuttosto alta. Però ecco, se non ci fosse questo passaggio, se non ci fossero queste alternative, molte persone non potrebbero assolutamente risperimentare una vita in un alloggio, in un'abitazione, quindi sarebbero destinate al dormitorio e basta. Quindi ecco, io credo che nell'abitare prevedere delle diversificazioni di proposta, il problema grosso è che poi devi pensare al dopo, non può rimanere fermo lì una persona, quindi non può rimanere fermo all'housing, dovrebbe in teoria appunto esserci uno sbocco verso un alloggio autonomo con un affitto calmierato, con dei fondi di garanzia che non sono usciti da qualunque pensiero di qualunque amministrazione, ma in realtà salverebbero. E sarebbero motivo di sicurezza, di garanzia appunto, perché magari io che voglio affittare il mio alloggio privato so che il comune X ha un fondo di garanzia, magari mi tutelo un pochino in caso di mancato pagamento, in caso di... Invece questo argomento è totalmente svanito e sparito, a come sicuramente non c'è al momento, quindi è chiaro che poi tutto va per i turisti, ecco, quindi questa è stata purtroppo la trasformazione di Como. Como e provincia, non è che fuori provincia di Como, poi fuori Como peraltro si respira un'aria diversa rispetto agli affitti, perché io abito a Tradate, a Varese, provincia di Varese, un'altra provincia ricchissima, ahimè, con gli affitti molto alti. E ho provato a cercare appartamenti tra Como e la mia zona, zero, c'erano cioè tutti. Sparavano cifre altissime. Ti dico una cosa, perché è grande fonte di dibattito anche a Milano sulla questione Il fondo di dell'utilizzo. No, garanzia, no, il fondo no? di garanzia è una proposta però come incentivo alle cooperative dell'abitare, è una proposta alla Camera del Lavoro di Milano, però si parla di un fondo di garanzia enorme, che chissà. Invece sulla questione dibattuta anche da sindacato e il terzo settore, l'utilizzo delle case popolari per i servizi sociali e fare l'housing, il problema ovviamente è la sottrazione, Certo, è quello il tema, però è assolutamente. importante dirlo Però perché sennò si crea quel conflitto è che mi chiedo quali sono le alternative, no, no? Se non c'è certo, questa roba qua, qual è l'alternativa per quelle persone che si chiaro, trovano in quelle condizioni lì? no, Quindi io mai condivido no, no, pienamente. certo, Poi in realtà mi però è trovo molto, sotto un quando punto Matteo politico. aveva portato la questione, mi ero sentita veramente sollecitata, in realtà mi trovavo d'accordo. Il problema è che, ripeto, io devo provare a vedere quali soluzioni ci sono, quali alternative ci sono. E ripeto, poi l'ultimo pensiero che ho è sempre lo sbocco. Purtroppo a un certo punto diventa un imbuto per gli housing sociali di tutti i tipi, perché non c'è il dopo. Quindi
Esatto. Cosa farà dopo questa persona? Perché oggi eravamo in comune e ho detto, ascoltami, guarda che parlavo con gli assistenti sociali che ci supportano, ci guidano un po' in questo progetto. E che cosa succederà di queste due persone o due signore che sono psichiatriche senza una diagnosi, perché non si faranno mai fare una diagnosi, non sarebbero neanche psichiatri, naturalmente, delle particolarità di genere, hanno in questo momento l'ADI e basta. Dovesse sparire una forma di supporto tipo ADI, non sa cosa gli resterebbe, dobbiamo aspettare la pensione sociale, non lo so. Detto ciò, dico, loro non, se non riusciranno neanche questa volta ad accedere alla casa popolare, dovete sapere che non hanno la possibilità di inserirsi, non hanno la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro in questo momento, hanno delle caratteristiche tali che non glielo consentirebbero. Quindi, cosa succederà? Per fortuna dall'assistente sociale è arrivato un non le sbatteremo fuori, non le manderemo fuori di casa. Benissimo, questa è una garanzia. Detto ciò, resteranno in questo progetto. E va bene così, per alcune persone potrebbe andare bene una scelta di questo tipo. Però ecco, ripeto, non ci sono i pensieri su un'alternativa, non ci sono pensieri su un dopo che non sia quello, e vabbè, se non c'è un'alternativa li teniamo qua. Ecco, quindi questa cosa un po' mi spaventa, perché non riusciamo ad essere probabilmente neanche propositivi noi in questo senso. Adesso Martina è andato via, però in questo momento siamo in difficoltà a Como sulla ricerca di un dormitorio invernale, non c'è. Scusate se cambio Come tutto io. tipologia abitativa, però queste sono le realtà con cui mi trovo a lavorare e con cui ci troviamo a. Non è soltanto la casa, qua non abbiamo neanche un posto dove far dormire le persone che in questo momento sono in strada. Già adesso fa freddino, tra pioggia e quant'altro. Però di solito al 1° di dicembre parte il piano freddo, non lo sappiamo se va. Ci sono i soldi, cioè paradossale, ci sono montagne di soldi in questo momento che arrivano da tutte le parti, fondi di povertà, fondi europei di ogni tipo, e non c'è una struttura che possa ospitare una trentina di persone per l'inverno. Questo è paradossale. Fino adesso ci siamo un po' arrangiati, conosce via Borgo Vico, che lo conosce, vabbè. Stiamo a parlare del piano freddo gestito dal terzo settore da sempre in via Sirtori, poi appunto siamo passati in via Borgo Vico, una struttura un po' più. Però non so per quanto, cioè, insomma, quest'inverno ci troveremo pure con questo ulteriore problema. Spero di no, spero che troveremo una soluzione. Se volete vi dico cos'è l'housing first, ma in tre parole ve lo dico. Praticamente è l'housing destinato alle persone senza dimora, quindi l'idea di base è il passaggio diretto dalla strada alla casa. La cosa che mi è sempre piaciuta dell'housing first è che non richiede alla persona di passare da un percorso. Quindi di solito quando si arriva all'housing sociale, perché hai fatto un bel percorso in comunità, che bravo, che salvato, meriti la casa. Se non fosse un diritto la casa, una cosa che ti devi guadagnare con il sudore delle. E quindi di solito appunto ci arrivi dopo un percorso di merito. Invece in questo caso, certo, ci sono delle caratteristiche che la persona deve avere, ma di base sarebbero esclusivamente due, cioè uno, accetti di entrare in un progetto, e secondo, accetti di avere degli educatori che una volta a settimana, due, ti seguono, vengono contati, seguono sempre in questo percorso, per andare verso un'autonomia, per recuperare una dimensione abitativa che hai perso, quindi anche lì, le persone senza dimora possono essere sia di vecchia data che di recente situazione. Però ecco, la cosa bella, ripeto un po' questa, il fatto che non si chiede alla persona di essere già dentro di un percorso, anzi, è la casa che si dice, dalla casa potrebbe partire. Hai la casa? Finalmente potresti stabilizzarti e cercare il lavoro in una maniera più dignitosa, quindi potresti tenerti un lavoro soprattutto, perché puoi lavarti, puoi cambiarti, puoi mangiare, puoi dormire finalmente. E lo stesso, insomma, anche per i percorsi un po' di persone che magari si trovano ad avere delle dipendenze, possono
possono essere inserite nei percorsi di housing first, quindi magari sei un alcolista dipendente, non sei in trattamento, non sei in cura, non ti vuoi far seguire dai servizi, partiamo dalla casa e da un supporto educativo.